Allora, è arrivato Luis Adriano. Come a Doha? Al Milan, ma tu non segui i notiziari? Il Chi è? calciatore, il calciatore, il centravanti. Oh, Nato. allora guarda, siccome io però sono una personcina coerente, Sì. se io a gennaio dicevo Sì. che Luis Adriano andava benissimo per la Roma, e anzi mi incazzai quando prese Doumbia, perché secondo me Doumbia resta una grossissima sega, Vabbè, eh? non Vabbè, offendi il giocatore, no, insomma. mica ho detto che vago. Poi Sì. tra l'altro, siccome cioè, non molto devi capire che Sì. Doumbia non è chiarissimo di carnagione. Che vuol dire? Vuol dire che se tu dici, allora vedi, mo perché quello è così, allora tu gli dici, Ah, ma tu sai com'è sta gente, no? no. Io capirai, io cioè fosse per me, io li prenderei tutti così, figurati, Sì, va insomma. bene, però tu sai sta gente com'è, poi non si può dire, no, allora dici tu, cioè, Così. madonna, Ma parliamo solamente però. qua di venerdì che si attaccano sti pipponi, quindi meglio che non... Parliamo di Luis È Adriano. bravissimo Lumbia. Che ne pensi di Luis Adriano? È bravissimo Luiz Adriano. Vabbè, ma non è che devi. Cioè, se anche c'hai da fare una critica, falla, insomma, tanto Sì, non ma che succede ne nulla. penso? È un grande centravanti, ecco che ne penso, secondo Oh, me. che unito a Bacca fanno Fanno una coppia, mica da due ridere. grandi centravanti. Ora, però, quello che mi chiedo io, perché io vado un attimo a fare i conti della serva, no? Perché qualcuno si avvia Pazzini che è svincolato? No, a parte questo, No? qualcuno se lo prenderà, perché secondo me Pazzini è un gran giocatore, Esatto, ancora adesso. ancora Però adesso. quello che voglio capire è, siccome il modulo di Mihajlovic è un 4-2-3-1 o un 4-3-3, tutta sta gente che c'è al Milan, perché non c'è soltanto questi due al Milan, eh? A mo te li leggo, guarda. C'ha Niang di rientro, c'ha Vabbè, lo Menez. darei in prestito. Ma però guarda che Niang, ma però non si dice, però Niang secondo me potrebbe Menez invece. ce Dipende che tipo di modulo fai. Menez, Cerci, El Shaarawy, Matri, Mastur, di cui si parla un gran bene. Matri, sì, è rientrato. Eh certo. Allora io quello che ti chiedo, come far convivere tutta sta gente? Qualcuno ne venderà. Va bene, ho capito, però Qualcuno ne adesso venderà, 4-2-3-1. Io per esempio vedrei bene Bacca centravanti. E Cerci e Menez nei tre, diciamo, dietro. Cerci, perché? Winston Cerci. E poi chi mettiamo? Luis Adriano, diciamo, un Beh, po' quello dovrà dietro, un po' giocare perché... dietro all'attaccante. Cioè, questo mi interessava più che altro capire voi come schierereste tutti questi Voi come attaccanti che c'ha al Milan. Senza contare pure El Shaarawy, io stravedo per El Shaarawy, sì, ma sempre. Sharawi che sta bene, È un'ira di bravo. Dio. Quindi che ne Voi so, come ecco, voi vedete. È ubriaco la mattina questo. schierereste? Schierereste Come questi giocatori? Dai, fate una formazione vostra del Milan. E Tu perché. schiererai le rete di questi giocatori. Se voi fosse l'allenatore, come schiererai, come metteresti in campo questi cristi di Ecco, giocatori? fateci sapere, grazie. Noi andiamo a mangiarsi una frappa al bar, perché Esatto, è anche ora, sono le insomma. 8, Sì, insomma. ma perché mi hanno scritto stamattina, ma perché non hai detto niente di Luis Adriano? Già Ma io subito, comunque c'ho anche una subito. vita, non è che sto sempre qui sul Però vedi calciopaccio. che c'è gente No, attenta, eh. la gente è attenta, per carità. Ascoltatori attenti. Sì, noi vi vogliamo così, però ogni tanto uno ci avrebbe ancora E tra l'altro vita. sono anche dimostrazioni di stima, perché dice, andiamo a vedere che dice calcio pazzo su Luiz Adriano, andiamo a vedere la gazzetta, andiamo su e dice calcio Calciopà, pazzo. pensa come stanno messi questi. No, nel senso che No, sì, certo. C'è evidentemente stima, è se ne chiaro, fotte dei commenti seri che fanno gli è chiaro. altri, E gli quindi altri, e voi senti poi le boiate che sono le diciamo cialtronate che dici tu, insomma. noi. Bene, ah, tu no invece, solo io le dico. Io ti do manforte per Manforte, venerdì, insomma. panforte me dai. Bene, Manforte, buono. fateci sapere. Dai. Saluto agli amici di Siena. Chi sono? Come chi so? Perché di Siena? Perché abbiamo detto panforte. Ah, panforte. Saporelli, arrivederci. Saporelli, buoni Saporelli, Buoni, eh. mamma mia, guarda. Basta però, sono 5 minuti, che cazzo.